Benvenuti alla Coppa del Mondo di Mountain Bike. Qui si può essere alti solo al massimo 3,20 m, ma io e Wolf fortunatamente neanche in due siamo alti 3,20 m. Siamo a Lenze per provare la pista, farvela vedere di cross country. Poi magari vedremo anche un po' la discesa. Ho acceso la telecamera proprio adesso dove c'è la musica che spinge a 1000. La nuova t-shirt Scuderia Spacca, lo so già, la troverete tra poco online, la trovate in scuderia nel nostro locale. Adesso andiamo a vedere un po' la gente che gira. E poi andiamo in pista. Ciao a tutti. Che c'è anche Medo, pensavo di fare il cross country. Ciao fratello, come stai? Benino. Benino? Benino? Romali, how are we? How are we? How are we? Give me a hug. How are we? We good? Looking good. Com'è? Oh, portato Wolf a correre in Coppa del Mondo. Com'è? Hai provato il discorso? Sì, abbastanza bene. Da Monsieur Ravanel che ci saluta qua live on Red Bull TV, andiamo a fare il giro della pista. L'abbiamo già un po' provato, ci hanno già placcati, ma adesso... Adesso giriamo, no stress, no stress. Partenza. Partenza, arrivo, eccoli qua, eccoli qua. Partenza, arrivo. Fumi a ruota in questo momento. Eccoli, eccoli. Ehi, ciao! Tutti amici, vedi? Guarda che hanno bloccato l'ingresso, ma noi andiamo dritti, morbidi. Bene ragazzi, abbiamo fatto il primo metro dello start and finish, adesso si fa sulla prima salita che in genere è d'asfalto di là. Ed è abbastanza easy se la fate piano, in realtà è durissima. Se no si passa da Feed and Texon qua, si va a fare la prima parte di giro che è tutta mellow, che ci porta praticamente sull'ultimo pezzettino d'asfalto. Però sto pezzo qui mi ricordo che si va tutti in fila ed è bello perché tiene il gruppo unito, mentre appunto il lancio si fa sull'asfalto. È un stile bike park, secondo me sono dentro del bike park a scendere e lo fanno fare i cross countryisti a salire. Bello compatto, però è ripido. Com'è Wolf? Si va col 36? Si va. Siamo tratti sull'asfalto, Wolf buffa, c'è uno che ci insegue da dietro e andiamo al primo ingresso. Quella è la tipa che ti ha placcato prima? No, una giovane. Ok, allora adesso entriamo decisi. Ci fa un bello sprint, Wolf. Un bello sprint che non ti possono fermare. Sprint alla competition! Sì, sì! Molto bene. Ma che figata! Ah. Bello questo ingresso sulle radici. Si porta un po' basso. Si va così, poi questa c'è la A-line alla B-line. Ma la B-line serve solo se c'è traffico al primo giro, penso, anche se Schurter ci ha fatto vedere diverso. Comunque in proporzione alla salita la discesa è veramente cortissima, imbarazzante. Good to see you too. Si incontrano sempre amici, vedi? Pa! Com'è? Oh, Wolf sta parlando in piacentino con uno che non sappiamo chi è. Comunque, tra l'altro non ha fatto tutto questo pezzo di corsa, quindi non sa cosa gli aspetta. Cosa lo aspetta, vabbè. Allora, dopo aver fatto la prima salita e la prima discesa, come vi ho detto, la discesa è molto più corta della salita, si va in questo su e giù, che in realtà è solo super faticoso. È carino, ma è più faticoso che carino. Perché tutti questi sono veramente ripidi, devi attaccarli, è pesante. Comunque, l'Aurelio è abbastanza in forma, devo dire. Qui c'è un droppettino che alle volte fa qualche danno. Guarda la mia amica canadese, ciao! Prova papà! Papà! Che fico! Qui stare alti sempre meglio. Discesa che ci porta. Ha un pezzo gravel, però
Però qua di solito dove si beve e si mangia prima del box. Poi è fico perché c'è un pezzo super, ci spara velocissimo in un pezzo tutto bumpy prima di un altro tratto tecnico. La pista fa paura. Che fico. So cool. Ehi. Non l'avevo filmato. Tocca rifarlo. Ciao. Fico. Bomba. Occhio, eh. Occhio, eh. Di là c'è la passerella. Tech. Si vanno alla seconda metà. Wolf è caldo, quindi andiamo alla seconda metà di pista. Panettoncino. Bello questo ingresso sulle radici. Pa! Che fico. A parte il fatto, raga, che la Tron è scandalosa, anche la pista è molto bella. Poi così asciutta devo dire che non l'è mai stata, quindi è bella bumpy, ma decisamente, decisamente fica da fare. Wolf al fiatone. Noi andiamo bene, devo dire, siamo allenati. Bella Wolf! Garmin Mountain Climb. Si va detto asciutto, però nel caso di umido è veramente difficile mantenere queste linee. Però che bella la pista, che bella, scandalosamente bella. Sento delle zappate di Wolf, molto bravissimo. Dai, ci facciamo questo pezzettino qui, poi dopo l'aspettiamo. Studiano, 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 allora noi andiamo. E via, Lenzerheide, coppa stupenda. Stupenda. Boh, che pista, oh raga. Ormai è un classico, i vlog li finisco tutti così perché finisco la batteria prima e le capacità della Insta. Occhio come sono abbronzato con col kit bianco. Peps, la pista della coppa qui a Lenzerheide è allucinante. Salutate il tipo, ciao Ben, ciao man. Allucinante, bellissima, così bella non l'è mai stata. Seguiteci su Red Bull TV live, sabato la discesa. Domenica il cross country, roba da pazzi, no, bellissimo, bellissimo. Cheers, e iscrivetevi per favore, che poi Simo si incazza. Dai, su, dai, ciao Pepsi.